Ok, buonasera a tutti, al nome del team Ardex Italia vi diamo benvenuto, grazie di nuovo di partecipare al nostro intervento. Oggi parleremo soprattutto di soluzioni della nostra azienda Gutia, problematiche su balconi e terrazze e per fare una posa sicura. Prima di partire vi chiedo gentilmente di chiudere giù in basso a sinistra i vostri microfoni perché vedo qualcuno ce l'abbia ancora acceso. Come facciamo le altre volte, abbiamo i nostri colleghi dentro nel chat come Giovanni Galuccio o Gianpietro Bonetti. Loro, se avete delle domande veloci, scrivete dentro nel chat e loro vi rispondono. Se in caso ci sono altre domande, alla fine, dopo, abbiamo quei 10-15 minuti tranquillamente per rispondere alle vostre domande. Oggi parleremo, come detto, un po' delle terrazze e balconi e alla fine faremo anche vedere una soluzione per zoccolature per facciate. Grazie. Do anche un benvenuto ai nostri colleghi dell'estero e così loro partecipano. Ci sono anche persone dalla Germania, dalla Gutia diretto. Qui un piccolo video d'immagine che ci presenta un po' così chi ci conosce c'è e chi altri ci vedono un po'. Come avete visto anche sul video, noi quest'anno festeggiamo i 70 anni e l'anno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni dell'Ardex Austria. Qui vedete una foto storica della nostra fabbricazione del 1955, è ancora la sede principale a Witten e qui abbiamo tutta la nostra fabbrica e le produzioni. La seconda foto vedete un po' la produzione storica e vedete che maggior parte era tutto manuale, per cui chi era dentro nella produzione spostava veramente tonnellate di chili al giorno. Qua una foto storica di qualche manifesto e vedete già nel 54, a quei tempi là, noi volevamo già dare un po' di colore per distinguere i nostri prodotti e pian mano vedete anche altre soluzioni. Allora, la nostra visione è di essere un principale, un attimo, che con tutte le videocamere accese, forse è tutto un po' ok. Allora, la nostra visione principale è di essere un fornitore per soluzioni mondiali di materiali speciali, soprattutto per il professionista, per l'artigiano. Come vedete la nostra storia, l'azienda è stata creata dalla signora Fortman e il signor Kraft. A quei tempi là si doveva fare già un complimento alla signora Fortman perché una donna di averla emancipazione e di portare avanti un'azienda non era da pochi. Come vedete ci siamo espandi un po' tutto nel mondo. E qui vedete anche un po' il nostro gruppo. In centro siamo noi come Ardex e noi con gli anni abbiamo assunto e preso in gestione altre aziende. Perché? Perché noi abbiamo più di 30-35 chimici che vanno in ricerca di sviluppo di prodotti nuovi, soluzioni nuove. Però sul mercato ogni tanto si trova anche delle soluzioni interessanti e per cui fanno parte del nostro gruppo. Questi giorni abbiamo parlato di autolivellanti,
Oggi parleremo dell'azienda Gutia, dopo abbiamo la Knop con dei prodotti speciali per Massetti, la prossima volta parleremo di Pandomo, dei pavimenti decorativi cementizi e man mano conoscerete la nostra azienda. Qui qualche dato, perché logicamente i dati sono anche molto interessanti. Come detto, la fondazione era nel 1949, abbiamo più di 3.400 dipendenti e l'anno scorso abbiamo avuto un ricavo di 830 milioni di euro. E siamo in giro per 44 paesi, sedi produttivi e anche 59 sedi. Quello che noi diamo molta importanza, una volta anche l'assistenza sul cantiere, non è solo che facciamo la teoria come qui, facciamo anche teoria pratica, chi ci ha visitato ad Essenzano, dove abbiamo l'Accademia per l'Italia, ma soprattutto anche in cantiere. Non è che noi vogliamo insegnare a voi artigiani di lavorare. Vogliamo farvi vedere che con prodotti innovativi si può anche avere una resa ulteriore e anche guadagnare di più. Quello che facciamo anche è un'assistenza per gli architetti, soprattutto nella fase principale di trovare la soluzione giusta e dopo anche nell'appoggio nel cantiere perché tutto vada a buon fine. Quello che vedete Ardex Academy, chi era da noi già l'ha già visto, questo è nato più di 8 anni fa e noi qui volevamo principalmente dare la formazione noi interni perché cresciamo sempre di più, che vogliamo tutti noi siamo preparati, ma abbiamo visto che è molto più importante anche dare il nostro sapere verso fuori e per quello abbiamo creato in ogni paese delle accademie dove vengono architetti, artigiani, professionisti, dove guardiamo le soluzioni nostre. La ecosostenibilità è un punto che anche noi guardiamo, è molto importante anche nel futuro, ma attualmente è un po' la sfida di tutti i produttori perché da una parte viene sempre più richiesto l'ecosostenibilità, dall'altra parte i cantieri devono sempre diventare sempre più veloci, più rapidi. Attualmente tutti sapete che una casa, un appartamento in 4 mesi deve essere finito e chi si intende di argilla o di calce a quei prodotti lì non si comanda. E per cui è un po' la sfida di tutti i produttori. Noi ci mettiamo sempre in avanti e pian piano vedrete le nostre cose. Quello che è molto importante è che noi come Ardex di sicuro non facciamo il greenwashing, che è un po' una moda nel mondo, che come sappiamo il colore verde è bio, allora tanti cambiano il logo e fanno anche i saccadimenti verdi e dopo sembra che è sempre tutto biologico. Qui vedete un po' il nostro programma di prodotti. Noi abbiamo prodotti per materiale da costruzione, tipo massetti, abbiamo mano di fondo che avete visto le altre volte, abbiamo livellanti per pavimento, autolivellanti che abbiamo già fatto, abbiamo adesivi per parquet, moquette resilienti, abbiamo sistemi di impermeabilizzazioni, adesivi per piastrelle che abbiamo visto l'altra volta, poi stucchi per l'esterno e anche stucchi rasanti per la parete. Qui vedete qualche sacco di colore, è un aiuto soprattutto per le rivendite edili, perché così ognuno sa, tipo il sacco blu, il nostro Ardex 828, tutti i prodotti blu sono soprattutto indicati per la parete, per soffitto. Invece quello che è rosso sono gli autolivellanti, quello che è fucsia, per esempio, sono le colle di piastrella e man mano così. Ogni gruppo, ogni gamma ha il suo colore. Ok, oggi parleremo di Gutiar insieme in combinazione con Ardex. Prima di partire facciamo vedere un po' le problematiche all'esterno così capite anche perché servono certe soluzioni. Qui, classica, questa è una foto storica, si vede le mattonelle clinker, certe volte erano già incollate fresco fresco col cemento, col massetto, fughe larghe, esteticamente non piacciono più, tecnicamente sono più di 40 anni lì e non hanno avuto problemi. Qui vedete adesso la costruzione moderna, è tutto perfetto, tutto dritto e anche la ceramica diventa sempre più grande. E questo attualmente all'esterno è la sfida, perché una cosa è produrre la ceramica e una cosa è anche trovare il modo che la ceramica rimanga per terra e che non faccia problematiche.
Qui vedete per esempio una scala esterna con le loro problematiche. Forse queste foto le vedrete anche, conoscete nei vostri paesi, uscita di Salnitro, di Calcare. Per esempio qui è stato montato sopra la copertura, si vede proprio la malta che è stata scelta, con l'umidità che scende, svuota, cioè lava proprio fuori il calcare stesso. Qui per esempio una terrazza con pietra naturale, posato poligonale. È un po' una sfida perché certe volte nella costruzione moderna, giunti di dilatazione, nessuno vuole averli, però nella costruzione sono obbligatorie. Qui proprio si vede il danno, qui nessuno voleva e purtroppo su questa terrazza qua dopo si vede il danno che è venuto fuori. Per esempio anche qua costruire contro terra senza dare le impermeabilizzazioni, giunti di dilatazioni che qualcuno si dimentica, il sistema di incollaggio senza doppia spalmatura. Questo qua, per esempio, è un fenomeno da quando noi mettiamo capotti. Se voi guardate un po', il battiscopo, per esempio, dalla parte nord tiene, più o meno tiene. E maggior parte, tutti i battiscopi verso il sud e ovest, dove c'è sempre il sole, certe volte voi vedete neanche dopo 2 o 3 mesi che il battiscopo si stacca, o come qui, stacca tutto completamente. Perché? Perché attualmente noi abbiamo, su tante case abbiamo il capotto, ok? Lo stesso quale, viene fatto la rasatura armata, dopo viene fatto l'intonachino, dopo viene dato la prima mano di pittura e dopo arriva il piastrellista e deve incollare la zoccolatura. Allora, intonachini e pitture non sono nati per tenere la forza di trazione del battiscopa. Giusto sarebbe che voi incollate direttamente sulla rasatura armata e dopo arrivano con tutte le finiture. Purtroppo certe volte sui cantieri manca un po' la colorazione e dopo sono queste difficoltà. Un'altra cosa, per esempio, allora, prima che c'erano i capotti facevamo tutti stesso lavoro, battiscopa sulla parete. Non succedeva quasi niente. Perché? Perché il sole scaldava il battiscopa, la colla e il mattone. Funzionava come una hall. A giorno oggi abbiamo in mezzo proprio il capotto. Cosa succede? Il sole riscalda di nuovo il battiscopa si surriscalda, logicamente, è normale, però adesso dietro abbiamo materiale isolante e il calore non riesce più a trasmettere e per cui abbiamo delle dilatazioni completamente diverse e veloce e per quello vi saltano giù i battiscopa. Trucco, per favore, se dovete incollare il battiscopa soprattutto su queste zone qua, ogni 80-90 cm grattare fuori bene la colla e fate un giunto di dilatazione anche intorno il battiscopa. Ok, queste sono le problematiche degli anni 70, che spero che al giorno oggi non si fa più. Questo si vede ancora che il piastrellista ha fatto più o meno tutto, dopo arriva uno da qualche parte e fissa la ringhiera da sopra. Questa è un po' la problematica che si vede un po' in giro dappertutto. Le crocette aiutano molto per l'estetica, che le fughe sono belle, però dall'altra parte non è ancora scritto nelle normative, però ognuno decide o si discute. Se servono le crocette, per favore, sono 2 possibilità. O li tirate fuori o li schiacciate giù in basso, cioè proprio in profondità. Perché? Perché come vedete su questa foto qua, voi vedete che proprio lì dove c'è la crocetta noi abbiamo 4 piastrelle e queste 4 piastrelle, quando arriva il caldo o anche il freddo, loro hanno una certa dilatazione, si ritirano e spingono, è proprio lì sul quadro e lì c'è la forza maggiore e se voi guardate lì c'è la crocetta e noi lì abbiamo pochissimo materiale di stucco. Certe volte c'è anche solo l'alone di 1 mm. E come volete, se un materiale si muove così forte, lì crepa, lì abbiamo dentro l'infiltrazione dell'acqua e dopo abbiamo tutti i danni che ci sono. Qui un esempio, questa è una terrazza dove uno ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare, mancanza di pendenza, mancanza di impermeabilizzazione, doppia spalmatura non c'era, le crocette e mancava l'aggiunto di dilatazione. Queste sono delle cose un po' esagerate, qui si vede
lungo è quasi 20 metri, giunto di latazione non esistono, perché in questo caso qua purtroppo si deve dire l'architetto non voleva e l'artigiano l'ha fatto, alla fine dopo erano lì a discutere chi aveva la colpa. Qui si vede, sono dei tagli che girano, ci sono in tutta l'Italia questa qua, questa terrazza l'avevano già fatto due volte così. Qui si vede proprio il distacco. O anche qui contro terra, qui la ruspa non era lì per caso, però questa terrazza l'hanno fatto anche tre volte finché ci hanno chiamato noi e dopo abbiamo trovato una soluzione. Allora, una cosa importante prima che entriamo dentro è questo qua, che logicamente c'è il cambiamento del rivestimento, ok? Anni fa c'era il clinker, è un materiale molto assorbente, piccole piastrelle, tante fughe, ok? Per cui se entrava umidità poteva anche uscire e le tante fughe aiutavano soprattutto nelle fasi di sbalzi di temperatura. A giorno oggi noi abbiamo ormai un grass porzionalato. Questo grass porzionalato ha un assorbimento d'acqua, qui è ancora indicato 1%, ma ci sono già delle lastre in giro che hanno 0,01%. Parliamo quasi di una lastra di vetro, ok? Allora dovete anche sapere, come ricordate l'altra volta, il cemento quando incomincia a fare dei spilli, cioè quando lui riceve l'acqua e incomincia a crescere, questi spilli qua in un grass porzionalato non possono più andare dentro. Noi attualmente parliamo non più di un aggrappaggio meccanico, noi parliamo di un aggrappaggio chimico, per cui dentro nei collanti, nei adesivi, ci sono dentro sabbia, cemento e additivi, ok? Il cemento serve per dare la velocità, la sabbia per dare la struttura e le resine, chiamiamole così, sono quelle che danno la lavorabilità ma anche la forza di adesione, ok? Parliamo di un aggrappaggio chimico. Se posiamo mattonelle di pietra naturale o clink, tranquillamente il cemento funziona. Okay. Qui vedete cosa succede all'esterno. Logicamente all'esterno non c'è solo il piastrellista o il marmista o chi posa il rivestimento, ci sono tanti altri artigiani, chi fa il massetto, chi fa c'è il massetto con la pendenza, c'è quello che fa la guaina e dopo arriva quello che monta le piastrelle, ci sono tanti artigiani che tra di loro certe volte non comunicano bene e dopo vengono fuori certi danni. Come detto, soprattutto nei vecchi pavimenti venivano proprio fuori il salnitro, il calcare, altri avevano proprio danni del gelo, disgelo. Qui si vede molto bene nel dettaglio, vedete quando piove, per esempio tutti pensano che le fughe sono impermeabili, non esistono fughe impermeabili perché con i sbalzi di temperatura noi ogni tanto abbiamo qualche crepetta e lì col tempo, io parlo sempre col tempo, abbiamo infiltrazione d'acqua, l'acqua passa nel massetto, sotto abbiamo la guaina, che sia catramata, che sia PVC, la guaina ha il suo sormonto e lì certe volte abbiamo il ristagno. Quando arriva fuori il sole, logicamente l'acqua di ristagno sotto, quando si scalda, voi sapete che l'acqua vuole riuscire fuori, certe volte scioglie anche il calcare e lo porta in superficie. Qui vedete un piccolo video che ve lo fa vedere molto semplice. Questo qui l'ha fatto insieme all'azienda Gutia per far capire. Allora, qui piove anche, abbiamo un rivestimento. L'acqua penetra dentro nelle fughe. L'acqua sotto dove c'è proprio la guaina, c'è il ristagno, lì si bagnano tante volte il cemento, l'inerte, scioglie il calcare, tramite il calore, il sole, l'acqua, l'umidità di risalita, l'acqua calcare si deposita sopra il rivestimento e certe volte anche questi massetti bagnati danno, certe volte anche danno molto supporto per le erbe. Se invece usiamo dei materassini drenanti sotto, il vantaggio di questo qua è se piove, se abbiamo delle infiltrazioni, il nostro massetto, la nostra costruzione può scaricare molto veloce l'acqua. Ma non solo quello, abbiamo anche una microventilazione da sotto e diamo un aiuto a asciugare anche i massetti. Okay?
per cui uno può decidere se posa la mattonella senza drenaggio o col drenaggio per essere più tranquillo. Come detto, nel sistema Gutia abbiamo tante soluzioni. Come detto, queste sono scalinature di gelo. Questo era successo tante volte fa con la bicottura. La mattonella assorbiva tanta acqua da sotto, diventava freddo e dopo saltavano via le croste sopra. Ecco, un'altra sfida è questa qua. Quando viene pianificata una terrazza grande, logicamente una cosa è costruire la terrazza grande, dopo c'è la sfida dove va la pendenza e certe volte per terrazze ultra grandi c'è solo un scarico e voi dovete immaginare che l'acqua da lì a lì su 4 o 9 metri comincia a scaricarsi in quel punto lì, è un po' la sfida. Qui si vede certe volte quando si aprono dopo le terrazze che avevano già i danni, si vede che il scarico certe volte è più alto dell'impermeabilizzazione. Questo è un fenomeno. Cioè, chi monta l'impermeabilizzazione normalmente dovrebbe usare la testa e dire ok, il sifone, il scarico lo metto più basso, per cui la pendenza sulla guaina mi scarica dentro e non ho proprio il ristagno, perché lì creiamo un lago. Abbiamo già visto anche dei ristagni quasi di 1,5 cm, come qui. E qua sopra c'era un massetto che tutti i giorni era sempre coi piedi bagnati. E un'altra difficoltà nostra è questa qua, che noi nelle nostre parti, ma anche dell'Italia, Trentino, Alto Adige e anche l'Austria in giorno, in più e meno, noi abbiamo giorni quasi 170 volte gelo di gelo, ok? Certe volte sono delle situazioni, per esempio, dove noi due volte al giorno abbiamo gelo di gelo, ok? Il caldo e il freddo. E come voi sapete, dove c'è un materiale caldo e un materiale freddo si incontrano, si crea condensa. Esempio, voi avete un spessore di un massetto, sopra avete la vostra mattonella con la colla, questo pacchetto qua la sera si raffredda, il giorno dopo arriva il sole, come in questo caso qua, il sole riscalda di nuovo la mattonella, la piastrella incomincia ad avere 20 gradi, 25-30 gradi, il massetto sotto, che è una massa così grossa, ne ha ancora 10. In quel punto lì cosa succede? Come in questo caso, si crea condensa, ok? Logico, se noi avevamo un clinker, una pietra naturale, quella condensa lì usciva fuori. Adesso che abbiamo lastre di vetro, dove esce quella condensa? Le mattonelle non sono più 10-10, adesso diventano 30-30, 60-60. Dove volete che usci? Che l'acqua, l'umidità, cammina da solo, qui c'è la fuga e lei vuole uscire lì? Quello non funziona sempre così. Ok? E soprattutto anche nella fase di costruzione ci sono case costruite così che certe volte la metà della terrazza è già al sole e l'altra metà all'ombra, e queste sono dilatazioni completamente diverse. Ok? Per esempio, noi all'estate abbiamo visto certe volte temperature superficiali intorno a 80 gradi, l'inverno meno, chiamiamo dei sbalzi quasi di 100 Kelvin. E se voi guardate, sotto abbiamo elencato qualche materiale che normalmente c'è, abbiamo dei massetti, alluminio, ceramica e anche la pietra naturale. Sono dei materiali completamente diversi, con dilatazioni completamente diverse. E quelli tre o quattro materiali dovrebbero creare, sposarsi e andare d'accordo. E questa è la sfida. Logicamente ci sono sistemi di posa, il classico tradizionale, ci sono dei sistemi sul mercato tipo drenaggio, che ne parleremo oggi, sistemi a secco e ultimamente si vede anche tanti sistemi sui piedini. La soluzione. Allora, si sa che sul mercato qualcuno ci ha già pensato, dice ma allora io sotto il massetto metto un matrassino drenante di qualcosa, chiamiamolo neri, verdi, rossi, blu, è lo stesso. Tutti questi tipi di materassini cosa hanno? Hanno tutti un TNT, una stoffa, ok? Ma voi sapete, come abbiamo visto prima, che l'acqua penetra dentro, certe volte scioglie il calcare, certe volte il calcare si deposita sopra il TNT e quello che funzionava prima, dopo intasa di nuovo il materassino e noi siamo a capo, ok? Per quello noi come Gutia
Abbiamo più di oltre 40 anni, abbiamo creato un matrassino che si chiama Aquadrain FE+, esiste in due spessori, 8 o 16 mm. Quello lì, voi vedete anche qui, è una TNT, però questa qua non resiste all'alcalinità. Cosa succede? In quel momento lì che noi montiamo il nostro massetto, ok, ci serve, perché se no il massetto cade giù e intasa tutte le canalette, dopo dei mesi l'alcalinità del cemento, perché ha un valore pH molto alto, mangia via questa TNT e il massetto rimane autoportante, areato, per cui anche se abbiamo un ristagno sotto la terrazza, il nostro massetto non ha la risalita di capillarità. Ok, qui vedete qualche dettaglio. Ci abbiamo le griglie, abbiamo i profili di chiusura davanti, con le gronde, abbiamo tutto il sistema completo per queste soluzioni qua. Logicamente abbiamo anche varie tipologie di massetti per creare massetti rapidi, più asciutti, più duri e tutte quelle faccende lì che abbiamo già visto l'altra volta. Questo qui è una terrazza molto bella, posata in pietra naturale. Come sappiamo, attualmente anche in Italia arriva un po' il trend di andare via dai massetti classici, sabbia, cemento all'esterno, si comincia a fare massetti drenanti. Logicamente massetti drenanti perché servono? Come vedete qua, che ne abbiamo già parlato, l'acqua entra nelle fughe, abbiamo ristagno col gelo o col freddo o col caldo, pian piano ci crea dei danni. Questi, per esempio, sono tante casi in giro, succede che il massetto appoggiato proprio dentro senza matrassino drenante, lavano fuori il calcare e intasano i scarichi. Abbiamo visto dei scarichi da 10 che avevano quasi croste da 3 cm di calcare dentro e per cui dopo questa terrazza qui è completamente bagnata, cioè annega proprio e dopo succedono tante altre problematiche. Qui vedete qualcuno qui, questo era proprio un test anche, qui abbiamo preso una malta drenante, senza matrassino drenante, e la foto destra vedete che abbiamo la stessa malta drenante col matrassino drenante. Vedete, dopo 6 mesi, voi vedete che il calcare si lava fuori e scende fuori. Dalla foto destra vedete che il nostro massetto non ha mai i piedi bagnati. Qui il nostro matrassino EK, qui in questo caso qui non abbiamo più una TNT, in questo caso qui abbiamo una rete con una maglia 2x2, perché il granello sopra parte da 2 a 8, 3 a 5 come grana dei massetti drenanti, ok? E per cui il massetto drenante non cade giù, le canalette rimangono bene aperti, questo tipo di matrassino abbiamo in due spessori 8 o 16 mm. Qui vedete molto semplice, abbiamo l'infiltrazione dell'acqua tramite le fughe, abbiamo sotto il ristagno dove c'è la guaina, però avendo preso un matrassino da 16, anche se abbiamo ristagno, tranquillamente il nostro massetto rimane sempre bello asciutto. Come si fa? Molto semplice, si srotola il matrassino EK, si staggia direttamente la malta drenante su, si fanno in questo caso con una pietra naturale, il retro si spalma uno dei nostri adesivi tipo X32 o anche X90 Outdoor e dopo, che abbiamo già visto le altre volte, e dopo battiamo bene giù, fresco fresco, per cui diventa un blocco unico. E dopo sopra, se abbiamo le fughe aperte, possiamo stuccare col nostro Ardex GK. Se qualcuno dice non voglio stuccare cementizio, può anche in questo caso qua sigillare col nostro Mortex Soft che vedremo dopo. Ci sono delle soluzioni tecniche anche per le ringhiere, per balconi o per terrazze con le griglie. Nuove anche, per esempio, abbiamo, perché c'era tante volte la richiesta, possiamo avere un matrassino con queste caratteristiche però carrabile, allora abbiamo fatto l'HUEK, vedete che è differente con i tasselli proprio, e noi siamo carabile fino a 3,5 tonnellate. Cosa facciamo?
perché ultimamente dall'esterno verso l'interno non si vuole più avere il scalino, si vuole avere tutto planare. È un po' il controsenso delle normative, però nella fase di costruzione la gente vuole costruire così. Okay? Si sa anche che dopo certe volte arriva l'inverno, cioè la neve rimane lì e dopo pian piano, se non è stato impermeabilizzato nel modo giusto, abbiamo l'acqua dentro nell'appartamento. E per cosa facciamo se mancano le quote? Fino adesso i due sistemi prima ci serviva sempre un spessore almeno di 75 mm. Perché abbiamo matrassino, massetto e rivestimento, e logicamente la pendenza, e noi certe volte arriviamo in cantiere dove era già tutto fatto, però dobbiamo rifarla. In quel caso lì abbiamo trovato un nostro sistema che si chiama Gutia KP+, e quel sistema lì è solo con 21 mm riusciamo anche a ripristinare balconi o terrazze. Come vedete, il matrassino KP+ viene appoggiato galleggiante, non viene incollato, ok? E dopo c'è di nuovo il nostro adesivo e sopra c'è, tipo in questo caso qua, c'è un marmo, ma può anche essere una piastrella. Il grande vantaggio, voi vedete che sotto abbiamo una camera d'aria di circa 6 mm e proprio lì, anche in mezzo, forse su questa foto, come collante noi utilizziamo il nostro Ardex X90 che abbiamo conosciuto l'altra volta. Come vedete, allora, situazione, c'è la pendenza a meno 1,5%, 1% di pendenza, dopo c'è il sistema di impermeabilizzazione, in questo caso abbiamo scelto l'Ardex S7 Plus, il matrassino viene appoggiato direttamente. Allora, al sistema KP+ serve sempre sotto un'impermeabilizzazione. Non è il sistema classico come sono in giro sui mercati i matrassini che fanno impermeabilizzazione e disaccoppiamento e tutto, perché? Perché se noi prendiamo un classico matrassino disaccoppiante e con quello facciamo anche l'impermeabilizzazione, allora abbiamo una foglia di nylon sotto, sopra abbiamo la ceramica, in mezzo lì abbiamo il collante, abbiamo parlato fino adesso che abbiamo una condensa in mezzo, perché anche trasuda tra la piastrella e sotto, quella forma di condensa non può più uscire perché sotto abbiamo una pellicola di plastica, okay? E sopra la ceramica di vetro. E allora con quei sistemi là funzionano se avete delle piastrelle molto piccole e materiale molto molto assorbente. Invece qua noi possiamo lavorare tranquillamente col classico gres porzionalato. E logicamente possiamo dopo stuccare, in questo caso col G9S. O se uno dice no, non voglio stuccare rigido, allora col nostro Mortex Soft tranquillamente possiamo anche sigillare. Abbiamo anche le canalette verso se abbiamo una terrazza chiusa e tutte le soluzioni che dopo troverete anche sul nostro sito. Abbiamo qui anche un modo di posa che si vede in Italia, in alcune zone, la posa a secco. Si faceva negli anni 70, si prendeva ghiaietto, si aveva quelle mattonelle cementizie, si metteva sopra, risolto il problema, tanti anni, però dopo con l'umidità che c'era sotto, dopo sono diventate terrazze bio, ok? Cresce tutto quello che normalmente non servirebbe. Logicamente perché? Perché sotto abbiamo di nuovo il ristagno, la sabbia rimane sempre bagnata e dopo aiuta l'erbaccia per crescere. O anche tipo qua la pietra, se si ha una pietra naturale, si vede proprio le macchie, ok? Qui, per esempio, Gutia fuori in Germania ha fatto fare un test, vedete tre colonne, in queste tre colonne sono dentro dei ghiai diversi, della granometria diversa, tutti e tre avevano solo 3 mm di acqua e dopo 14 giorni guardate la differenza della risalita di capillarità, per cui anche la scelta della sabbia giusta è molto importante. Volete darvi una mano in più? Allora abbiamo, come vedete qui, abbiamo creato il nostro matrassino Aqua Drying T+. È un matrassino, in questo caso l'abbiamo dato il colore verde, con un tessuto, un TNT. Qui c'è adesso la differenza, questa TNT è resistente all'alcalinità, perché questa deve rimanere, perché se no il ghiaino, per esempio, ci penetra dentro e intasa. Okay? Come
Con questo sistema qua abbiamo ricevuto tante richieste dagli architetti perché volevano logicamente fare terrazze molto grandi e per come fare a scaricare l'acqua. Però volevano tutti avere un po' una soluzione intelligente e anche esteticamente. Qui noi abbiamo creato l'Aqua Drain SR. Sono delle canalette lineari. Come vedete, le abbiamo una volta in forma T per il centro, per esempio per scaricare la pendenza verso il centro. Ci sono i piedini regolabili, per cui anche se abbiamo più alto, più basso come spessore, tranquillamente possiamo fare. Vedete anche che abbiamo dentro un metallo perforato che possiamo farlo a U concavo o girato per farlo tipo effetto ombra. E la stessa soluzione abbiamo per gli angoli. Così anche se dobbiamo scaricare da qualche parte un po' di acqua, allora tranquillamente nell'angolo con i piedini. E alla fine qui per questo sistema qua abbiamo creato dei piattini, chiamiamolo così, di plastica, perché logicamente chi posa le mattonelle a secco sulla sabbia deve anche tenere tutto perfettamente in quadra. Allora abbiamo qui per esempio queste crocette. Ce l'abbiamo Prova. crocette anche in forma T e così tranquillamente ogni tipo di posa possiamo fare. Se avete le richieste e ultimamente sempre di più di posare formati sempre più grandi, ok, e questa è la sfida attualmente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il sistema TerraMax PF, abbiamo preso il nostro matrassino T+, che abbiamo visto fino adesso, abbiamo dei adesivi collanti speciali e con quelle lì le mattonelle che devono essere autoportanti, ok, almeno 15 mm, o l'industria dice guarda, questo tipo di mattonella è autoportante, vengono fissate a punta. Qui per esempio un piccolo video che vedete come viene fatto. Il matrassino rotolo si taglia. C'è una TNT speciale che trasporta molto veloce via l'acqua. C'è sempre il sormonto su una parte del rotolo. Dove c'è la giuntura abbiamo un Aqua Drain UP, un nastro universale. Lungo il perimetro, per esempio, abbiamo una nostra spugnetta perimetrale, l'Aqua Drain RT, perché dobbiamo anche noi distaccarsi all'esterno almeno quei 8 mm lungo il perimetro. Finito. Qui adesso noi prendiamo o il nostro Ardex 8 più 9L o il nostro collante adesivo Ardex X32 e incolliamo, fissiamo a punta. Sistema è libero da 30-30 in su e facciamo le punte intorno 15x15. Col nostro collante X32, per esempio, possiamo anche andare fino a 3 cm come corpo unico. Diamo una rasata dietro alla ceramica per creare il ponte perfetto. L'adesivo è per terra sul materassino e andiamo direttamente dentro. Importante che grattiamo fuori il collante perché le fughe tutte devono essere libere. Perché così ogni mattonella può dilatarsi, muoversi nel modo suo e noi possiamo fare superfici grandi senza aggiunti di dilatazione. Il sistema può essere lasciato con le fughe aperte tranquillamente, acqua entra, acqua esce. O volendo si può anche sigillare col nostro Mortex Soft, che è un stucco, una fuga nella cartuccia con l'inerte di sabbia dentro, l'effetto cemento. Con quello lì sigilliamo. Tranquillamente anche su piastrelle ruvide. E la terrazza è finita. Molto semplice. E il minimo di spessore, se prendiamo la mattonella da 2 cm, 5 mm colla più il nostro matrassino, con 3 cm avete ripristinato una terrazza. Molto interessante il sistema, perché se avete anche un tetto caldo, cosa vuol dire? Che certe volte nella costruzione moderna abbiamo la coibentazione sulla terrazza,
dopo c'è la guaina che serve e dopo qualcuno si accorge che non c'è più spessore per il massetto. In questo caso voi col sistema TerraMax PF potete andare direttamente sulla guaina appoggiato e avete tranquillamente. In, per esempio in Trentino viene utilizzato soprattutto sui balconi di legno, perché sapete sui balconi di legno abbiamo un sistema che flette, qui ogni mattonella è libera, qui tranquillamente potete anche andare su porti che sono molto difficili o anche che flettano. Qui vedete qualche dettaglio direttamente sull'impermeabilizzazione, fissaggio a punta, potete lasciare le fughe aperte o le chiudete col Mortec Soft. Come detto, come collante adesivo consigliamo il nostro 8+9L. Qui c'è il Mortec Soft, con quello lì è molto interessante soprattutto per i piastrellisti, perché ha quell'inerte dentro e allora certo, dopo una settimana diventa opaco e sembra quasi di aver sigillato, tipo effetto cementizio. Qui c'è per esempio, entriamo dentro in un argomento delle scale, ok? Perché logicamente abbiamo parlato di terrazze, certe volte sono dei cantieri dove la terrazza è bella, la pendenza va verso la scala e dopo le scale si presentano così. Non sanno più dove scaricare l'acqua, giù per le scale, esce di nuovo di fuori il calcare e dopo un anno una scala così bella è completamente danneggiata. O dopo cadono anche giù le mattonelle. Qui noi cosa abbiamo creato? Come sistema KP+, abbiamo creato dei angolari già predisposti con 9 mm di spessore e con quello lì noi creiamo un sistema di drenaggio disaccoppiante areato per scale. Per cui questo qua si può utilizzare per dei sistemi come qui in questo caso qua con la malta drenante per pietra naturale spessore grosso, ok? O il stesso matrassino può essere anche utilizzato se uno dice ok, voglio disaccoppiarmi, areare e in caso c'è acqua che passa dietro tranquillamente anche con la ceramica. Dopo abbiamo due o tre novità, di questo ne abbiamo i piedini che sono regolabili, in questo caso anche come avete visto qui, questi piedini qua sono molto interessanti perché si può utilizzare anche fino a una pendenza di 9%, che è molto, le fughe sono 2 mm, senza attrezzatura si può registrare l'altezza. Qui vedete un esempio, abbiamo le griglie, i piedini, anche il profilo a L per la chiusura dal terra verso la nostra terrazza. Abbiamo altri sistemi tipo telai e ultimamente sono dei telai in alluminio in combinazione con i piedini che sono sistemi molto interessanti. Gutia adesso ha fatto un'innovazione ancora più semplice, sono dei profili a L già col filetto in mezzo, per cui creare un telaio così serve solo una sega per tagliare l'alluminio e un cacciavite e voi create completamente un telaio. E questi tipi di telai vanno bene per ceramica, pietra e anche posando volentieri tranquillamente pavimenti in legno all'esterno. Quello che abbiamo come accessorio abbiamo anche delle griglie. Questa è una cosa molto interessante, chi deve pensarci per esempio per i disabili, per me è molto importante, perché con questa griglia qui noi possiamo inclinarla e così certe volte evitiamo di creare delle rampe per dare un aiuto alle persone per entrare e uscire degli appartamenti. Qui lo vedete un dettaglio, come detto sul nostro sito vedete tutti i dettagli in caso ci contattate, diverse griglie di formati, larghezze eccetera. Logicamente per creare dall'esterno verso l'interno la soluzione perfetta. All'ultima, perché abbiamo sempre più richieste, soprattutto per i muri esterni, di trovare una soluzione per la pietra o per la ceramica, e per quello noi parliamo adesso del sistema CeraVent. Chi di voi non conosce queste foto qua? Soprattutto nella zoccolatura, certe volte le mattonelle vengono incollate direttamente sulla parete e dopo con l'umidità di risalita dopo abbiamo l'uscita di salnitro. Qui per esempio della costruzione moderna si vede sempre di più anche sui cappotti direttamente,
vogliono fare la combinazione ceramica con l'intonachino, ma cosa succede? Come avevamo sentito prima, la ceramica si riscalda, che è normale, quando il sole batte, la ceramica in questo caso è un formato molto grande, non sa più dove trasmettere l'umidità, cioè perché c'è la condensa dietro, lava fuori il calcare e vedete anche i sbalzi di temperatura, può anche succedere che crepano. Come detto qui, le zoccolature, qui per esempio sono delle foto di una pietra naturale, si vede anche come, in che modo è stata posata la pietra, come si faceva una volta le mattonelle piccole in facciate, hanno tenuto tanti anni, però l'acqua infiltra, come qui si vede, piove tanto, con i sbalzi di temperatura abbiamo microcavilature, l'umidità entra, c'è il sole, crea un vapore d'acqua, il vapore d'acqua ha una certa forza di espandere e dopo incomincia a crepare, danneggiare la facciata. Il gelo, voi sapete che acqua quando gela si allarga quasi 9 volte in più, per cui l'acqua ha una grandissima forza quando gela e dopo spacca fuori o il stucco e man mano può anche succedere che cada giù la ceramica o la pietra. Qui per esempio classico, contro marciapiede non c'era stato fatto una guaina giusta, l'umidità entra, c'è l'umidità di risalita, chi per esempio sa che l'umidità di risalita soprattutto sui intonaci può anche succedere che arriva fino a 3 metri, ok? Logicamente dopo sono tanti sistemi di malte, non malte, umidità, macroporosi, tutto quello che uno vuole, ma certe volte alcuni sistemi funzionano, altri no, perché cosa fanno? Tappano fino là e dopo l'umidità risale ancora di più. O qui per caso ci sono dei cappotti danneggiati, che le lastre sono state tassellate solo con un tassello e dopo quegli anni si vede i difetti, o l'intonaco, certe volte su intonaci manca proprio il spessore e col caldo freddo si può contare i mattoni. Per tutte queste difficoltà noi abbiamo creato un matrassino che si chiama Ceravent. Il sistema in questo caso qua, una stratigrafia, sarebbe il tipo, qui abbiamo adesso un capotto. Normalmente il matrassino viene incollato col nostro collante Ardex X7G. Importante che la incollata, cioè la dentata della colla, è tutta verticale perché creiamo una microventilazione, ok? Il matrassino dopo viene incollato, tassellato, una rasatura armata e dopo si può decidere di incollare pietra, ceramica o anche fare il classico intonachino. Qui per esempio vedete da dietro e il sistema da davanti, ok? Partiamo dal davanti, vedete il tassello, il matrassino verso un cappotto, ok? Noi sappiamo anche col nostro sistema quando arriva il sole tra il cappotto e la ceramica, la pietra o l'intonachino incomincia a avere la condensa. Però questa condensa noi sul matrassino al dietro, guardate la foto a destra, incomincia la condensa ad andare verso la plastica, chiamiamola così, e gocciola verso in giù, perché noi teniamo completamente distaccato l'umidità dalla parete esistente e così noi davanti non abbiamo le problematiche. Il sistema è fatto da tasselli, tasselli speciali, sono tasselli di 3 componenti. Qui vedete un esempio pratico, tipo di una facciata proprio tagliata. Dopo vedete anche una zoccolatura, perché certe volte la gente vuole avere la zoccolatura soprattutto vicino alle strade, con la ceramica, così l'acqua piovana, i schizzi non danneggiano, è anche più bello. Okay? Qui per esempio vedete la foto in centro, la dentata verticale, il matrassino viene schiacciato dentro e dopo sopra viene tassellato. Qui vedete anche qualche cantiere grande dove è stato fatto anche qualche facciata, vedete la distanza e lì dentro creiamo una piccola microventilazione, così diamo un aiuto e sbalzi di temperatura, la condensa non ci fa problemi in avanti. Qui un esempio del sistema come viene tassellato. Come vedete noi qui anche come urto, dipende dal collante che uno utilizza, è molto resistente e noi dietro nella camera d'aria abbiamo circa 7 litri di aria, di volume d'aria che circolano e danno una mano a smaltire fuori l'umidità. Qui un'immagine, allora il primo passaggio è quello di mettere l'adesivo X7G in verticale, il matrassino viene schiacciato dentro,
dopo viene tassellato con i tasselli speciali, viene fatto una rasatura e dopo una rasatura armata, e su quello lì dopo uno può decidere va avanti con la ceramica o dopo va avanti a rasare con l'intonachino. Qualche foto di qualche cantiere, come battiscopa, vedete le zoccolature. Come detto, si può andare avanti con la ceramica o si può anche dopo affinire con l'intonachino colorato. Noi abbiamo, per esempio, se parliamo della zoccolatura, abbiamo dei profili di chiusura sopra che aiutano che l'acqua piovana dopo non cada giù, per cui abbiamo tipo un piccolo gocciolatoio, e abbiamo anche un profilo di partenza, logicamente, perché se noi creiamo una piccola microventilazione dietro il matrassino, noi non dobbiamo il matrassino appoggiarlo direttamente sul massetto. Col profilo di partenza, che normalmente nei sistemi di cappotto ci sono, questo è proprio di acciaio inox, il matrassino si appoggia sopra e voi vedete quei forellini, creiamo proprio questo effetto di ventilazione e così noi il supporto davanti, intonachino, ceramica, pietra, non hanno difficoltà. Noi abbiamo in Italia qualche rivenditore che ne ha già fatta tante di questa esperienza. Alcuni, per esempio, il CeraVent lo utilizzano soprattutto anche all'interno, se sono, per esempio, devono rifare delle pareti interne dove è proprio contro una pietra e hanno tanta acqua che entra dentro, per esempio, o il muro è sempre bagnato e devono trovare una soluzione per andare avanti. Allora, in quel caso lì, col sistema CeraVent, loro montano, creano intercapelline, c'è cioè proprio distaccato, e dopo sopra vanno o con la ceramica o con l'intonaco e hanno risolto le difficoltà. Siamo arrivati alla fine, qui qualche referenza nostra, perché così ci facciamo anche vedere noi, come qui a Dubai abbiamo fatto oltre 100.000 metri quadrati solo con un nostro autolivellante che avete già conosciuto, l'Artex K60. A Sydney i nostri colleghi hanno fatto tutto il sistema di impermeabilizzazione e l'incollaggio della ceramica. Facciamo tanti centri commerciali proprio per l'effetto Adorapi che noi abbiamo. I nostri colleghi in America, soprattutto Los Angeles, per esempio, sono dei alberghi che sono veramente grandi. Qua c'era la richiesta di fare tot milioni di metri di autolivellante dentro un mese e mezzo. Con il nostro effetto auto repeat riusciamo anche a risolvere queste difficoltà. Abbiamo anche fatto delle piscine. Questa, per esempio, al mondo ci sono poche piscine un po' a spalzo. Questa è una, quella in Italia, nell'Alto Adige. E qui abbiamo creato tutto il sistema di impermeabilizzazione e l'incollaggio e anche delle stuccature. Qui, come detto, questo è un piccolo ripasso cosa che abbiamo fatto fino ad oggi, ok? E noi al prossimo il martedì, cioè oggi abbiamo parlato di Gutia e sistemi di drenanti all'esterno, ok? Gutia ha anche tante soluzioni per l'interno. Il prossimo, il 5, parleremo di pavimenti decorativi e pareti decorativi in cemento, la nostra linea di Pandomo. Per cui un'altra cosa molto importante per tutti voi, spero che partecipate, soprattutto il Pandomo che è molto interessante per l'architettura moderna. Questi webinari qua li abbiamo registrato e man mano li mettiamo sul nostro canale Ardex Academy YouTube. Lì li trovate e lì li potete riguardare e riguardare. Se per caso qualcuno di voi ha delle richieste per altre soluzioni, volentieri ci prendiamo tempo e possiamo tranquillamente fare qualcosa qua. Speriamo che tutti noi dal 4 in poi possiamo di nuovo girare un po', sembra di sì, però noi come Ardex Team Italia abbiamo deciso che noi prepareremo qualcosa, ma faremo un webinario una volta alla settimana, un po' più corto, di un due soluzioni rapidi, e così vi teniamo aggiornati anche sulle nostre soluzioni. In questo caso qua, grazie del nostro, insieme col nostro team Ardex Italia, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e adesso volentieri siamo qua e vi rispondiamo alle vostre domande. Grazie okay. A tutti. Stefan, due domande. Sì. Stefan, allora la prima è se puoi di nuovo parlare dei piedini specificando l'altezza minima e l'altezza massima inserendo, diciamo, le prolunghe.
Allora, noi sui piedini abbiamo varie altezze. Alla fine abbiamo tre altezze. Abbiamo quella più bassa, che è di circa 15 mm. Dopo abbiamo quello centrale, che lavoriamo intorno a 5-7. Dopo abbiamo quello più alto da 10. Ma in più abbiamo le combinazioni, chiamiamole così, dei tubi, che noi possiamo arrivare fino a 40 centimetri in un colpo unico. E dopo si può anche registrare. Poi la seconda domanda è se dai brevemente un accenno al sistema per di disaccoppiamento per interno. Allora, per l'interno, allora noi abbiamo il sistema che si chiama Indotech Flexbone 2E. Abbiamo due sistemi. Allora, abbiamo una volta il materassino, che ha la funzione di fare il disaccoppiamento ma anche l'impermeabilizzazione, e quello si chiama Indotech Flexbone VA, ok, disaccoppiamento e impermeabilizzazione. Quello più o meno ci sono due o tre sul mercato italiano, ok, la differenza è il nostro più lavorabile. Però dopo, quello che è innovativo, che nessuno ha, abbiamo il nostro Flexbone 2E, ok, quello lì è un matrassino altezza di 3 mm e quello viene solo appoggiato sul supporto, sul sottofondo, e su quello lì incolliamo pietra e ceramica direttamente, ok? E siamo completamente distaccati. Esempio pratico, negozi che hanno fatto quei pavimenti in resina. Certe volte le resine dopo un paio di anni non sono più così belli. Normalmente si dovrebbe svuotare il negozio, dare una carteggiata alla resina, metterci un primer apposta, dare una salviatura e dopo si può incollare la ceramica. Okay? Col nostro Flexbone 2E, il materassino, possiamo tirare fuori i mobili, appoggiare il materassino, incollare con l'X90, dopo 4 ore possiamo stuccare e il giorno dopo rimettere di nuovo i mobili. Cioè, noi un lavoro così riusciamo a ridurre, piuttosto di una settimana, noi la riduciamo in 2 giorni. E questo è il Flexbone 2E. Secondo me, se c'è più richiesta, volentieri faremo un meeting qua solo per le soluzioni interne, e così ve lo spieghiamo un po' meglio. Ancora una cosa, se puoi velocemente rispiegare il vantaggio che abbiamo con questo sistema contro il punto di condensa. Allora, il vantaggio è quello lì. Se noi prendiamo un massetto, ok? Se abbiamo il massetto, abbiamo in mezzo la colla e sopra abbiamo la ceramica, non pietra naturale, parliamo della ceramica, in quel punto lì dalla ceramica si scalda, la colla si scalda e il massetto assorbe un po' di acqua. Se però noi all'esterno, sulle terrazze, abbiamo un'impermeabilizzazione che al 90% c'è, per cui noi con la colla a piastrella ci aggrappiamo sull'impermeabilizzazione, per cui l'umidità in giù non ci va, la piastrella è grande, fughe strette, le piastrelle ultimamente hanno anche un colore scuro, quella condensa lì in mezzo non riesce più a smaltire. Invece col sistema KP, che noi siamo distaccati dalla impermeabilizzazione, e con quei 6 mm creiamo una ventilazione, per cui anche se abbiamo condensa sotto, il nostro adesivo, la colla, rimane sempre asciutto, e questo è il nostro segreto. Allora, Stefan, è arrivata adesso un'altra domanda. Mi chiedono se con i nostri materassini si può fare barriera a vapore. Non ho sentito, scusa. Barriera a vapore per posare il parquet. Allora, se si possono fare. Allora, con i nostri materassini in questo caso no, perché sono tutti completamente areati. Se noi dobbiamo creare una barriera a vapore per tipo andare avanti con la colla di parquet all'interno, noi abbiamo il nostro SK100V, che abbiamo parlato nell'impermeabilizzazione, ok, che era la seconda o terza volta. E quello lì è un telo completamente impermeabile, lo incolliamo con la colla parquet e subito sopra possiamo incollare il parquet. Per cui abbiamo creato proprio una barriera a vapore. E incolli il parquet, che è un'altra domanda che mi hanno fatto prima. Sì, perfetto. Tranquillamente. Ok, non ci sono più domande per il momento. Ottimo. Come detto, se volete proprio spiegazioni per l'interno, volentieri, guarda, mezz'oretta ci troviamo qui e lo facciamo. E la prossima volta parliamo di Pandomo, e così anche potete invitare i vostri architetti, o ci sono già o geometri, così vedono delle soluzioni diverse.
Quindi se non ci sono altre domande, allora io vi auguro una buona serata, un bel primo maggio e ci vediamo il martedì tutti insieme. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao, buona okay, serata. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie Stefano. Grazie, ciao Mauro. Ciao, grazie ragazzi. Ciao, ciao Giovanni, ci vediamo. Ciao. Ci sentiamo Antonio, stai bene? Ok, ciao. Allora siamo anche noi. Grazie a tutti ancora, buona serata. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao, Valerio.